Ciao amici, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi ci trucchiamo con i prodotti che non utilizzo da tantissimo tempo. Ci sono prodotti più recenti come prodotti molto vecchi, da magari edizioni limitate o che non sono più in commercio o comunque che hanno veramente tanto tempo, come ad esempio le palette di Anastasia Beverly Hills. Big spoiler. Non mi dilungo troppo e vi lascio direttamente al video. Io direi di partire subito con il primer e come primer vorrei utilizzare questo di Pixi alla vitamina C. È un olietto in realtà. Lo utilizzavo veramente, ma veramente tanto, un annetto, due annetti fa. Sinceramente a me come primer è sempre piaciuto, molto idratante, essendo appunto sostanzialmente un olio, va a idratare molto la pelle e di conseguenza in giornate fredde come ad esempio oggi, visto il vento che c'è e o soprattutto in stagioni fredde come appunto l'inverno, questo devo dire era assolutamente un ottimo primer perché mi andava a idratare particolarmente il viso e soprattutto anzi mi aiutava con il fondotinta, specialmente quando andavo a utilizzare fondotinta magari non adatti alla mia tipologia di pelle, quindi un po' più strong, un po' più forti, un po' più belli pesanti per intenderci. Questo assolutamente non è un primer che vado a consigliare per chi ha una pelle grassa perché unge da matto. Infatti sono sicura che poi dopo diventerò già io una friggitrice. Vado a togliere il primer che mi è rimasto sulle mani, che mi sono tutte le mani oleose. Va bene. Comunque prima di andare ad applicare il fondotinta lascio asciugare il primer, perché essendo così tanto strong, così tanto ricco di nutrimento, così tanto oleoso, perché appunto è un olio, ho paura che andando ad applicare subito il fondotinta e non lasciandolo asciugare sostanzialmente poi dopo l'effetto sarà veramente brutto. Comunque per le sopracciglia ritiro fuori un reperto storico, ovvero lui, il Brow Freeze di Anastasia Beverly Hills, che ok, no, non penso proprio di utilizzarlo. Scherzavo, perché questo è come si presenta ora il prodotto. È vero che è all'incirca un annetto che non lo utilizzo, però sinceramente non mi convince. Non mi convince proprio. Sembra quasi che abbia, non so, gelato, sembra tipo neve. Cioè, è orribile. Molto probabilmente è ammuffito, cioè questa sarà sicuramente muffa. Niente, ok. Lo buttiamo nel cestino. Ho trovato un altro prodottino praticamente uguale, identico, la stessa formulazione, o meglio, il concept è lo stesso. Questo qui di Revolution, sostanzialmente è quel prodottino che mi ho utilizzato per fare le sub-brows, per intenderci. Lo vado a bagnare un po' con questa cosa, un setting spray, e vediamo se riesco a recuperare qualcosa da questo prodotto. Sì, beh, all'incirca. Comunque ricordo che questo prodotto non mi piaceva assolutamente perché sembra quasi un vero e proprio sapone, però non ne fissava neanche bene le sopracciglia. Comunque noi ora proviamo. No. Allora, non so se è perché comunque il pennello è bagnato, però no. Ecco, infatti ricordavo che non mi piaceva perché, non so se vedete, sono rimasti dei piccoli granuli di prodotto bianco e si vede, cioè è veramente molto brutto. Quindi io ora, non lo so, cerco di andare a sistemare poi con la matita. Orribile, posso dirlo, veramente orrendo. Cioè lascia proprio questo effetto bianco sulle sopracciglia. Boh. Poi ogni volta impastrugna i pennelli. Vabbè, andiamo a togliere un po', non dico l'eccesso, ma il prodotto che è rimasto attorno le sopracciglia. Se no, già la vedo tragica, questo video sta già partendo male, non vorrei che poi dopo il fondotinta facesse grumi o altro, anche perché ricordo che come fondotinta era troppo bello, mi piaceva un sacco, infatti si vede
da quanto io l'ho utilizzato praticamente tutto. Vi sto parlando dell'Authentic Skin di Zoeva. Questa è nella colorazione 030 Ambitious. Non so, anche qui, non so il motivo per cui io comunque l'ho abbandonato, anche perché come potete vedere è quasi finito, quindi stesso concetto del primer. Sta però di fatto che ho provato diversi prodotti nel mentre in questi anni. Ho provato e acquistato diversi prodotti, di conseguenza mi è rimasto nel cassetto nonostante comunque fosse praticamente quasi agli sgoccioli. Me lo ricordavo proprio così, quindi bello coprente, leggero, idratante, luminoso, bello. Ovviamente fa tantissimo anche il primer che siamo andati ad applicare, perché quello poco ma sicuro è tutto tranne che matte, ovviamente, quindi fa tantissimo anche lui. Infatti è molto scorrevole, ma perché ho la pelle praticamente che è oleosa. In conseguenza spero vivamente che oggi, cioè meglio stasera, io non diventi come una friggitrice, perché lavorando in un ristorante potete ben immaginare il caldo che faccio dentro le cucine. Quindi con tutto questo, questi prodotti idratanti che ho sulla pelle, la vedo veramente male. Comunque, allora, non riesco a capire se la shade è la mia o no. Ogni volta ho sempre dei dubbi. Il mio problema in questo momento non è tanto la shade, bensì la fronte, perché inizio a vedere praticamente delle tipo squame sulla fronte, quindi come se il fondotinta si stesse separando. Nel mentre mi sono fatta malissimo al dito, mi sono chiusa il dito nel cavalletto per tentare di aggiustarlo. Aia, ok. E non so se riuscite a vedere. Un pochetto qua sulla fronte, cerco di andare a sistemare un po' la situazione, ma vabbè, per il resto però comunque non mi sembra malaccio, mi ricordo comunque il perché mi piacesse, ma lo vedo già di mio, nel senso comunque idratante, non mi pare che mi dia troppi problemi se non proprio in questa zona vicino alle sopracciglia. Per il resto no, è luminoso, leggero, è andato anche a coprire e non poco le discromie, quindi può essere che sia anche dato dal fatto che magari non si è asciugato bene il prodotto sulla fronte in quel punto, perché nel resto del viso comunque non mi sembra che mi dia problemi. Solo che io sono un po' cieca, di conseguenza devo prendere una palette. Uno specchietto, sì, soltanto in questa zona qui della fronte, per il resto no, neanche attorno al naso. Non so perché io l'abbia abbandonato, perché è veramente molto carino. Ecco, forse la combo con il primer no. Proseguiamo con la matita per le sopracciglia, questo mi ricordo benissimo il motivo per il quale, insomma, l'ho abbandonata, ovvero la Mina. Come vedete, comunque la Mina è bella tozza, bella grande. Vi sto parlando comunque della matita delle sopracciglia di Florence by Mills, brand di Millie Bobby Brown. Avevo un attimo un dubbio. Di conseguenza, essendo così tozza, essendo così spessa, non vi dico la difficoltà di riuscire ad andare a fare le sopracciglia pelo per pelo, o comunque di non, insomma, farle veramente in un modo orrendo e spessissime, inscurirle, insomma. La difficoltà è tanta. Poi devo dire, ci si mette in mezzo anche questo Sobrow, che mi ha praticamente incollato le ciglia, ma in un modo veramente orribile, e non riesco a andare a riempirle. Bello. Ok, ora mi ricordo il motivo per il quale, insomma, io avessi abbandonato questi, per il quale io ho abbandonato questi prodotti. No, non riesco, perché il Sobrow praticamente mi sta, mi ha incementato le sopracciglia, non riesco neanche ad andare a mettere il prodotto o a sistemarle. Ok, niente, devo rinunciare alle sopracciglia perché non riesco, una cosa orribile. Niente, ok, volevo dargli un'altra possibilità, un'altra chance, non riesco, riproverò magari
con un altro prodotto senza aver utilizzato questo qui e credo che no, va già nel cestino. Va direttamente nel cestino anche lui, basta. Ora ricordo il motivo per il quale si è abbandonato l'idea delle Aesop Rouse, cioè sono veramente cemento armato, sono lì ferme, orribili, orribili. Proseguiamo, questo prodotto in realtà avrei dovuto applicarlo prima, però mi sono un attimo dimenticata, perché non utilizzandolo praticamente più, o meglio, utilizzando altri correttori, mi ero dimenticata di lui. E sto parlando di questo correttore aranciato di Mulac, questa è la colorazione Demetra, 04 Demetra. Allora, cosa dire su questo correttore? In realtà questo correttore non è male, cioè va a coprire, è bello full coverage, è potente. È bello full coverage, è potente, è bello strong, cioè nel senso riesce ad andare a coprire bene le occhiaie. Però sinceramente non è uno di quei prodotti che amo andare a utilizzare e che utilizzo. Perché è troppo pesante. Ricordo che questo correttore è veramente, ma veramente pesante. Mi vado a appesantire la zona del contorno occhi e non solo in realtà. Oltre a questo, comunque trovo che vado a segnarmi troppo la zona del contorno occhi. Ed essendo una zona per me problematica, diciamo che non è uno di quei prodotti che prediligo. Infatti l'ho abbandonato nel cassetto. Il che in realtà un po' mi dispiace perché comunque conosco la qualità del prodotto, conosco la qualità anche, cioè, del brand, è un brand che comunque Mulac, è un brand che a me piace particolarmente tanto, però no, non è un prodotto che sinceramente utilizzo e ho veramente abbandonato, però mi sono detta proviamo a dargli un'altra chance, un'altra possibilità, visto che comunque non lo utilizzo da tanto, quindi può essere che io cambi idea, comunque abbia cambiato idea sul prodotto. In effetti comunque non è male, cioè non mi sembra così tragico. Però vedo che comunque è andato infatti a segnarmi il contorno occhi. Tralasciamo il fatto che comunque avrei dovuto applicare prima il fondotinta, quindi ora se trovo il pennello vado a ripassarci un po' nella zona con il fondotinta. Però vado ad utilizzare questo correttore di Elf. Questa è nella versione idratante e allora, sinceramente non ricordo bene come sia. Non ricordo se è coprente, se è molto leggero, se è praticamente acqua sul contorno occhi. Sono sincera, non ricordo bene, non ricordo niente. In ogni caso, questa è la colorazione Fair Warm. E se volete bene sapere il nome, si chiama Hydrating Concealer. Quindi vado sempre con un pennellino a picchiettare il correttore. No, allora è bello coprente, cioè è bello pigmentato più che altro. È bello pigmentato, non è assolutamente full coverage, però il che ci sta è un correttore comunque idratante. Quindi ci sta perfetto secondo me per chi ha delle una zona del contorno occhi secco, è molto leggero, assolutamente non pensate che andrà a cancellarvi le occhiaie perché questo è letteralmente impossibile, però è bello pigmentato. Prima di proseguire con i prodotti in crema vado a fissare il contorno occhi. Vado ad utilizzare questa cipria qui che è di Astra ed è la polvere di riso. Di questa in realtà ne ho pochissima, me ne è rimasta poca. Ricordo perché non l'ho più utilizzata, molto semplicemente ho acquistato altri prodotti, altre cipre, mi sono innamorata di altre cipre e non l'ho più utilizzata. Non perché non sia un prodotto valido, anzi, secondo me è veramente molto valido, più di tantissimi altri prodotti in commercio, però ripeto, ho acquistato altri prodotti molto più interessanti secondo me, o comunque più nuovi, più recenti, un po' più famosetti. E ho preferito continuare con quelli e in realtà mi sono proprio dimenticata della sua esistenza. Se devo essere sincera, sono andata a segnare praticamente le pighette qua nell'occhio. Perfetto. Ok.
Ora. È molto leggera, veramente, veramente è molto leggera, è trasparente, sì, ma in realtà non fa quell'effetto, non dà effetto cakey, anzi, non secca troppo la zona del contorno occhi, qualsiasi cipria andrà a seccare la zona del contorno occhi. Molto carina, sono sincera, è vero, è molto bella, però sinceramente secondo me ora in commercio ci sono altri prodotti un po' più interessanti, tra virgolette, o comunque un po' più nuovi rispetto a questi. Come bronzer ho dei reperti storici, o meglio, questo non è assolutamente un reperto storico, anzi è recente, è il bronzer in pot di, se riesco ad aprire, di Makeup by Mario, uscito in Italia, arrivato in Italia l'agosto scorso. Però da quando l'ho acquistato l'ho utilizzato un pochetto, 3-4 volte, e poi l'ho chiuso nel cassetto. Non perché non mi piacesse, anzi mi piace veramente tanto, però lo trovo in realtà scomodo, un po' scomodo essendo così in pot. E quindi l'ho letteralmente abbandonato nel cassetto. Sembra strano, ma credo che sia l'unico bronzer in crema barra stick, perché vabbè non è stick, però nel senso l'unico bronzer in crema che non ho più utilizzato, perché gli altri in qualche modo comunque sono riuscita a continuare a utilizzarli. E poi abbiamo lei, ovvero la palette di Kevi di Vegan Beauty, che oramai non credo, no, non credo, non è praticamente più in commercio, anche perché comunque Kevi di Vegan Beauty ormai non esiste, cioè il brand di Kevi di non esiste più, non è più suo, e insomma c'è tutta la storia dietro, e non è che io mi ricordi benissimo, non so benissimo, però comunque ecco, questo è un vero e proprio reperto storico, avrà 10-11 anni circa, sì, all'incirca sì. Parto con ovviamente questo qui in crema. Vedete, allora resta. Cioè, in realtà, allora, è molto bello perché comunque si sfuma veramente bene, o meglio, cioè non fa macchia se state comunque lì a lavorarlo. È un prodotto veramente ottimo, cioè scolpisce benissimo il viso. Per questo secondo me dovete avere un po' di manualità perché comunque resta non dico tozzo, però comunque resta un po' pastoso, ecco. Quindi sì, dovete avere un po' di manualità per andare ad applicarlo, ma niente, in realtà niente di più. Quindi sì, è l'unico prodotto in realtà in bronzer, sì, di bronzer e di contour comunque che sono andata ad abbandonare letteralmente, ma per la scomodità in realtà, più che altro è per questo, non è un prodotto che prendo e so che utilizzerò sempre. Però vedete, comunque l'effetto è veramente molto bello, cioè su questo non posso dire assolutamente niente, è veramente ma veramente molto bello. Makeup by Mario fa veramente dei prodotti niente male. Ora sto andando a prendere appunto dalla palettina di KVD questa che è una cipria. E vado a fissare tutto il resto del viso. Non ricordo benissimo come siano le polveri, spero vivamente che non mi vada a fare squame sul viso, seccare il viso, insomma. Vorrei evitare di diventare una specie di serpente, diciamocelo. E mi pare di no, comunque. Non ho blush in crema, in realtà, ma in stick. Strano ma vero, non li ho. Però ho questo blushettino di MAC che, come vi avevo detto nel video della Makeup Collection, li ho ma non li utilizzo praticamente mai. Un po' perché comunque mi spiace visto il costo, un po' anche perché praticamente si è rotto così da solo. Non vi dico quanto mi sia dispiaciuta questa cosa, ma un po' anche per il fatto che nel mentre ho acquistato altri prodotti e sinceramente preferisco applicare un blush in crema o un blush liquido più che quelli in polvere. In realtà in generale preferisco più prodotti in crema o liquidi più che quelli in polvere. Però dal nostro reperto storico abbiamo pescato questa, quindi andiamo a cercare di scolpire senza far danni con questa palette. No, anzi, questo pennello non mi convince troppo, ha le setole troppo unite.
Sarebbe più un pennello con le setole ampie. Sacco polverosa, veramente un sacco polverosa. Ok, polverosa, ma mi ricordavo scrivesse di più, fosse più pigmentata. No, ok, no. È tanto pigmentata. Okay. Forse un po' esagerato. Ho esagerato un po' troppo. Gli ho dato poca fiducia. Ok. No, allora, pigmentata e pigmentata si sfumano abbastanza bene, perché comunque ho rischiato di far macchia e con il pennello della cipria che ho già perso sono riuscita comunque ad andare a sistemare subito la situazione. Sono tanto polverosi. L'unico problema è che, cioè, ricordo che questa palette è andata super virale, praticamente tutti avevano questa palette, se non avevi questa palette non eri nessuno. È un peccato perché ora non è più in commercio, quindi ero anche, non ero proprio tentata di mostrarvelo, però è uno di quei prodotti che veramente non vado ad utilizzare molto, se non mai. Ora, credo che l'ultima volta che l'ho utilizzata sarà stata all'incirca un 6-7 anni fa, e questo vi dice tutto. Sicuramente domani mi sveglierò con 300 brufoli sul viso e so chi sarà la responsabile. Cioè, in realtà, oddio, con tutto quello che ho messo e se quelli che hanno questi prodotti, credo che il responsabile sia un po' la colpa è un po' di tutti, però va bene, cioè non va bene, però va bene lo stesso. Ok, continuiamo e proseguiamo con il blush. Questo è la Flor Power colorazione Satan, non riesco a leggere bene perché ormai è svanito anche, cioè le diciture sono svanite anche loro nel mentre, per dirvi quanti anni ha questo prodotto. Anche lui non scherza, polveroso, anche lui da matti, ma in fatto di età non scherza neanche lui, avrà all'incirca 9-10 anni, o forse sì, 10-11 anni anche lui, come la palette di KVD. Ok, nonostante ciò comunque veramente molto pigmentato, non ricordavo fossero così assolutamente. Questo sta, cioè, questo vuol dire che non li tocco proprio da una vita, non mi ricordavo assolutamente fosse così pigmentato. Ok, no, ok, sì, è estremamente pigmentato, ma questo si vede, cioè, sono stata Heidi nel mentre, cioè, scendo proprio dai monti con le caprette tra poco. Però si sfuma un po' malino, secondo me. Sì. Però bello. Ci vuole anche qui molta manualità, perché è super pigmentato e rischiate quasi subito di far macchia. Però non male. Ok, beh, credo che tornerà nel cassetto e lì ci resterà per non so quanto tempo. Passiamo al setting spray. Questo è l'All Nighter di Urban Decay. Vecchissimo anche lui. Avrà la mia età, credo. So, 24 anni circa, no? Beh, 24 no, ma 10 sicuro. Questa è nella versione matte. Non mi domandate perché io abbia acquistato la versione matte avendo una pelle secca, ma va bene così. Profumo è rimasto lo stesso, quindi wow, inebria proprio, buonissimo, sembra quasi che me la sia mangiata, però no. Però comunque profumo fragranza sempre ottima. Non ricordo perché io l'abbia abbandonato, ma in realtà ho un dubbio, ovvero essendo un setting spray che va a mattificare, sicuramente a un certo punto mi sarò resa conto del fatto che la mia pelle non era matte, non aveva bisogno di mattificare, bensì la mia pelle secca aveva bisogno di idratare. Comunque, detto ciò, l'All Nighter è sempre un ottimo prodotto, i prodotti di Urban Decay sono sempre un ottimo ottimi prodotti, peccato che siano stati tolti da Sephora. Comunque, siamo arrivati praticamente, non dico alla fine perché non siamo assolutamente alla fine, ma quasi, e se riesco, ok, recupero. Volevo andare a riutilizzare una delle mie amate palette di Anastasia Beverly Hills. Visto che devo andare a lavorare, non voglio fare niente di troppo extra, però neanche troppo basic. Non lo so. Farò qualcosa di molto basic. Finirò per fare qualcosa di molto basic. Prendo però lo scotch, perché io a livello di precisione
ma ci siamo. Sicuramente questo farà andare via la base. Mi sono svegliata all'ultimo, che forse avrei dovuto far prima gli occhi. Questione di abitudine, detto. Comunque, allora, vado a prendere questo pennellino, il setole ampie, di Morphe, L.M. 573. Prendo la Norvina, credo. Norvina o Modern Renaissance? La decisione è veramente molto difficile. No, sapete, forse... No, prendo dalla Modern Renaissance questo qui, ovvero Warm Taupe. Mi ricordavo benissimo, cioè gli ombretti di Anastasia Beverly Hills non sono polverosi di più, sono super pigmentati, almeno questo mi ricordo. No, non è vero, non mi ricordavo bene. Perché lui non è pigmentato? Ok, ci siamo. Sono belli pigmentati, ma sono estremamente polverosi, fanno un sacco di fallout, cioè dovete proprio sbattere per bene il pennello. Nonostante ciò, comunque sono, cioè, li amo tantissimo, mi piacciono veramente, ma veramente tanto. Questi ormai non li utilizzo più, non per qualcosa, non perché boh, abbia cambiato idea sul brand o perché abbia smesso di piacermi, anche perché vi ho appena detto che è bellissimo secondo me, ma per il semplice fatto che comunque non sono pratici utilizzare e portare in giro. Poi, diciamocelo, sono così tanto polverosi che ogni volta, cioè, perdo più tempo a togliere l'eccesso e più il prodotto che perdo che il resto. E poi anche dato dal fatto che comunque nel mentre ho scoperto nuove palette, o comunque mi sono rivolta verso altre tipologie di make-up, nel senso oramai faccio più make-up soft e sono veramente poche le volte quando faccio un look strutturato, ma non è mai per uscire. Quindi ecco, questi sono prodotti secondo me da collezione, prodotti che sono belli in esposizione, ma da utilizzare diventa veramente, ma veramente tanto difficile, secondo me. Sinceramente non ho idea di cosa io voglia creare. Spero che non mi esca niente di troppo extra, perché non saprei come spiegarlo, cioè spiegarlo, non credo che mi convenga andarci a lavorare. Quindi, ok, adesso sono andata a utilizzare Cyprus Umber. Raga, io in inglese faccio proprio pena. Mi dico solo che per la tesi... Per la mia tesi devo tradurre veramente tanti file dall'inglese all'italiano e diversi, cioè comunque diversi testi, e sono ancora ferma al primo di 50, e con questo credo di aver detto tutto. Comunque sostanzialmente è questo marrone scuro qui. Comunque vado ad utilizzare il mascara. Quello che veramente non ho più utilizzato da tantissimo, infatti ho paura che sia secco, è questo qui di Maybelline, il Ciglia Sensazionali. No, secco non è. A me è sempre piaciuto per lo scovolino. Ha questo scovolino a conca, con la pancia, insomma. Con la pancia. Prende bene tutte le ciglia e dà questo effetto allungante. E vi direte, ma se ti piace così tanto, perché l'hai abbandonato? Beh, perché molto semplicemente, dopo nel mentre, sono usciti tantissimi altri prodotti. Questo l'ho, diciamo, accantonato, abbandonato lì. Mi pento un po' di averlo fatto, perché è veramente molto bello. L'unica cosa, non sono più abituata a mascara che danno un effetto solo volumizzante. Mi piace proprio avere quell'effetto bello pieno ciglia volumizzate e non, scusate, ho sbagliato a parlare, da un effetto allungato. Invece quello che a me piace è un effetto pieno ciglia volumizzate. No, cioè non ne ho fatto uno di danno, ne ho fatti ben due, va bene. E tra parentesi, ho mezz'ora per riuscire a prepararmi e uscire di casa, quindi diciamo che non ci voleva proprio. Comunque vabbè, ora lasciamo asciugare e nel mentre proseguiamo. Comunque non so perché non riesco ad applicarlo bene sull'occhio di sinistra, ci è uscito veramente molto male, non capisco il perché, perché comunque alla fine il mascara è sempre quello. Come l'ho applicato sull'occhio destro dovevo riuscire ad applicarlo sull'occhio sinistro, invece no.
Passiamo le labbra, bene, sì, siamo arrivati già alle labbra, nel mentre credo di avere già un'oretta, aver registrato un'oretta e spero di riuscire a accorciarvi il più possibile il video. Comunque, matite labbra, queste qui di Shiglam, non le ho più utilizzate per questione di praticità, nel senso, secondo me sono veramente molto belle, si sfumano benissimo, sono morbide, non seccano, sono belle piene, colore bello pieno, bello intenso, però durano veramente poco e di conseguenza per farle durare di più devo applicare sostanzialmente la cipria sopra il prodotto e quindi, cioè, sostanzialmente a questo punto preferisco prendere un'altra matita labbra come può essere ad esempio questa qui di Mulac, oddio mi dimentico sempre i nomi, la Lip Master di Mulac o la 36 di Kiko, che oramai sono tantissimo, pure le matite multiuso di Make Up For Ever, insomma per intenderci, altre matite che sostanzialmente non dovessi star lì ogni volta a prendere e settare. Con quella shade che vado a utilizzare, questa qui della 524. Ok, sono veramente tanto morbide. Riuscite anche a sbavare, non riuscivo a dire la parola, comunque a sbavare con la matita labbra soltanto applicandola. Cioè, sono veramente. Queste matite sono veramente, veramente tanto morbide. L'unica nota positiva è che comunque sono riuscita ad andare a portare il prodotto verso l'interno, a sfumarlo tranquillamente, senza troppi problemi. Poi di rossetti, in realtà, che non uso da tanto, ne ho un po'. Ho questi qui, i Vinyl Ink di Maybelline, e strano ma vero anche i Power Bullet di Huda Beauty. Non li utilizzo da tanto perché sto scoprendo, in realtà il problema sta nelle shade perché sono troppo nude. Ultimamente mi sto innamorando del contrasto matita fredda, nude freddo e rosato all'interno, però sono indecisa più che altro perché a questo punto non so neanche bene quale potrebbe starci con questa matita. Forse Cherry. Voilà. Non mi ricordavo fossero così leggeri e morbidi sulle labbra. Ricordo che comunque la particolarità sta nel fatto che il rossetto sembra lucido, rimane lucido, ma in realtà poi dopo, una volta tolto, diciamo, l'eccesso, quindi in realtà con la patina lucida, il prodotto poi è matte. L'unica cosa che ricordo, non ricordo bene la durata, però se non erro, non vorrei sbagliarmi, durano veramente un sacco, li proverò stasera, li riproverò stasera, però devo dire, non male come combo labbra. Considerazioni finali. Allora, la base non mi dispiace, sono sicura comunque che questo problema non me l'abbia dato il fondotinta, bensì me l'ha dato il primer. Sopracciglia assolutamente no, ora ricordo perché non ho più fatto le sopbrow, cioè praticamente diventano cemento armato, rigidissime, secchissime, brutto. Non sono riuscita neanche andare a ridefinirle bene e comunque non mi vengono le parole a riempire le sopracciglia. Poi per il resto in realtà molto bello, cioè sono prodotti in realtà che con cui bisogna avere un po' di manualità, ecco, ad esempio il prodotto di Make Up By Mario assolutamente sì, cioè bello sì, però bisogna avere comunque secondo me manualità nell'uscire, andare a stenderlo e sfumarlo bene senza fare macchia. Così per la palette e il blush di MAC. Molto bello, però comunque alla fine il risultato è veramente molto bello. Gli occhi mi piacciono un sacco, il problema, l'unico problema secondo me che hanno queste palette, già ve l'ho detto, ovvero il fatto che siano troppo polverose, secondo me l'unico problema che hanno è il loro limite, perché dopo un po' diventano veramente infattibili, cioè è più il prodotto che alla fine si va a perdere e che comunque va in giro e ogni volta si sporcano, è un fastidio, almeno per me è un fastidio. Quindi ecco, l'unica cosa è questa, però per il resto comunque sono prodotti veramente ottimi. Quindi non vedo perché io non debba tornare a utilizzarli, o meglio, i prodotti che magari sono verso la fine, cioè prendere e andare a finirli forse non sarebbe assolutamente un male. Detto questo è quanto per il video di oggi. Questa è la full face che abbiamo utilizzato con i prodotti che non utilizzavo da una vita. Fatemi sapere ovviamente voi cosa ne pensate, io vi mando un bacione grossissimo e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!